una che ce l'ha già così, secondo me è più semplice. Ehi là, buonasera! Scusatemi, mi ero distratta! Non mi ero accorta dell'orario, ma recuperiamo subito, eh? Assolutamente subito! Va bene, Evolution, ci sei a farmi compagnia? Damiano, ciao! Te ho visto che ci sei. Sasha. Eccolo là, sempre in prima fila il super Damiano, anche da casa. Come va? Spero tutto bene. Spero anche che questa pioggia, questo freddo ci lasci presto, eh? Speriamo che andando verso il fine settimana torni il sole come il fine settimana scorso e anche un po' più caldo, e da lunedì non fa che essere questo tempo più da novembre che da maggio. Vediamo se si fa uscire il sole noi, visto che il brano 2 di Squat si intitola Chase the Sun, insegui il sole, eh? Ciao Jessica! Ciao! Fai body pump stasera con noi? Allora, benvenuti a tutti a Body Pump. Chi ha il kit del bilanciere step sa già che cosa fare, altrimenti chi non ha bilanciere può usare le classiche bottiglie d'acqua se non ha pesini, oppure manubri, dischi, ok? Qualsiasi tipo di peso abbiate in casa. Ci segui da Parma, accidenti, oh che bello, quindi da Parma. Poi c'era un ragazzo che ci seguiva dalla Svizzera, poi anche da Roma, siamo diventati international, bene bene. Quindi dicevo, chi non ha il bilanciere, quindi prende qualsiasi tipo di peso abbia in casa, ok? Per fare il brano di squat potete usare anche uno zaino che riempite di pesi e poi ve lo mettete in spalla e ci fate squat, ok? Piccolo cambio che ho fatto all'ultimo rispetto alle ultime lezioni degli ultimi giovedì, in cui ho fatto un lavoro singolo di affondi e di spalle. Oggi torniamo a una versione di lavoro integrato anche per affondi e spalle, oltre che come sempre per bicipiti e tricipiti, ok? Eri nostra socia, ma ti hanno trasferita, ok? Scusa, ma con questo Covid io ho perso qualsiasi tipo di coordinata spazio-temporale e anche volmi ho in mente. Grandissima, che allora hai continuato a seguirci anche da Parma. Per il brano di riscaldamento, ma anche
per altri brani, per chi è in bilanciere ha bisogno sia del bilanciere che di un disco libero, ok? Chi invece lavora con due pesini singoli, quando noi andremo a lavorare con il disco singolo, userà solo un carico, ok? Aggiustiamo un po' i livelli e si parte. Per chi non ha lo step giusto, ricordatevi che come giovedì scorso per il brano di Bicipiti e Tricipiti ha bisogno di una sedia, ok? Tanto in casa una sedia ce l'avete sicuramente. Anche troppo alta, me l'era aggiustata un pochino male e ora dovrebbe essere un po' meglio. Come si sente? Direi forte e chiaro sia la voce che la musica. Che dici? Possiamo andare? Ok, quindi ragazzi impostiamo la nostra set position, posizione di partenza, pieghiamo le ginocchia, scendiamo ad afferrare il nostro carico, piedi stretti, talloni sotto le anche, ginocchia morbide, mani a un pollice di distanza dalle anche, ruota le spalle in alto, indietro, in basso. Chiudi le scapole, attiva il dorso e apri il petto e infine assorbi dentro la pancia per attivare l'addome. Posizione solida e forte di partenza. Voi fermi qui che io vado a premere play, eh? E poi si parte con il nostro riscaldamento generale. Ok, un altro bel giro di spalle tutti insieme. Guarda le spalle in alto, indietro e in basso. Primo movimento deadlift, inclinati dalle anche, due in tempo, andiamo, scendi, scendi, sali, sali, uno, due, inclinati dalle anche, raggiungi la linea delle ginocchia e torna su, ottimo, scendi, pausa al ginocchio, pausa al ginocchio e lento sali, ripeti, scendi e stai, per risalire strizza i glutei, e senti la catena posteriore attivarsi. Chiudi le scapole, apri il petto e assorbi dentro la pancia per attivare l'addome. Una posizione solida e forte di partenza del nostro allenamento. Rema pure lento in arrivo, scende le ginocchia, tira la palla all'ombelico, riportala alle ginocchia e lento sali, ripeti. Tira i gomiti indietro verso l'alto, sempre rematore, tempo singolo, ginocchia, ombelico, ginocchia e sali, gomiti stretti rivolti dietro, sguardo rivolto in basso davanti a te, collo lungo, clean and press lento nel arrivo, salgono letti i gomiti, ruotano veloci, spingi sopra la testa, richiama le clavicole e scendi, ripeti, ruota veloce i gomiti e poi spingi, clean and press, tempo singolo, ruota e spingi, connetti la parte bassa con la parte alta, addome attivo, fai salire un po' il cuore, l'ultimo, balla sul dorso, apri i piedi, squat singoli, 8, 7, ok, in basso e apri il petto, pronti a aprire il piede destro, pallone punta e riparti subito, wide stance, porta i glutei per le ginocchia e strizza i glutei per risalire,
destra affonda, 8, 7, avvicina il ginocchio dietro al pavimento, spingi il ginocchio avanti verso l'esterno, attiva l'addome anche spalle squadrate avanti. L'ultimo cambio rapido, gamba sinistra, lungo passo dietro, subito, 8 affondi singoli, piedi sugli addominali paralleli, scendi fino a raggiungere l'angolo di 90 gradi delle ginocchia. Ottimo. L'ultimo, set position, via di lanciere, disco, apri i piedi, rematore lento col disco, scendi le ginocchia, tira l'ombelico, riporta le ginocchia, sali, tempo singolo, ginocchia, ombelico, sempre i gomiti stretti e rivolti verso dietro, e l'obiettivo è strizzare le scapole per attivare bene il dorso. Cavole, press lento, ruota i gomiti, porta il disco alle clavicole, spingi sopra la testa, riporta le clavicole e scendi, ripeti, piega i gomiti, attiva l'addome quando pressi il disco, richiama, più veloce. Ottimo, piega bene le ginocchia, usa le gambe. Frena il disco alle clavicole, apri i piedi, front squat, go! Come prima, spinge bene i glutei a più basso e le ginocchia verso l'esterno. Senti il carico dei quadricipiti e dei glutei. L'ultimo, occhio per il destro, riparti subito. Unite! Siamo uniti da una passione per il fitness e per lo sport, anche a distanza, vero? Affonda alternati in arrivo, parte la gamba destra, lungo passo dietro, affonda, sali, richiama, cambio gamba, lungo passo dietro, affonda. Mi raccomando, attiva l'addome e tieni anche spalle squadrate avanti, eh? Se puoi, all'affondo aggiungi il press del disco. Ok, integra l'allenamento della parte bassa del corpo a quello della parte alta. Se l'avessi fatto il press sarebbe stato meglio. Stop, via, mani piante nelle spalle, scendi a terra, push up, per due in tempo, scendi, scendi, sali, sali, 8 singoli a finire, frena il petto alla linea dei gomiti, se hai bisogno avvicina le ginocchia avanti, o se cerchi la sfida, ginocchia sollevate da terra. L'ultimo, stop. Oh. Direi warm up a 360 gradi. Super caldi, super attivi. Che dici? Buono, quindi passiamo al lavoro per la parte bassa del corpo. Lavoro specifico per le gambe e per i glutei. Se hai modo, il peso del riscaldamento, se, cioè il peso dello squat dovrebbe essere almeno il doppio del peso che avevi nel riscaldamento. Se non hai modo, ricordati, usa uno zaino, oppure se hai due bottiglie d'acqua o due pesini, li tieni nella parte frontale, come abbiamo fatto nel riscaldamento, ok? Quindi o disco alle clavicole o bottiglie d'acqua, pesini, manubri sulle spalle. Ci serve comunque, o meglio, per chi ha il bilanciere, serve anche il disco libero, per il gran finale, dove sarà un bel lavoro cardio, che ci serve a consumare calorie. Buono, che altro dirvi? Auguri! Prendi il bilanciere, mettilo sulla parte alta e carnosa del corpo, gli altri o lo zaino, o nella parte, peso nella parte frontale, e si parte. Mid stance, talloni sotto le anche, punto leggermente aperto in fuori, gomiti sotto il bilanciere, attiva il dorso al petto, assorbi il petto, la faccia, attiva l'addome. Siamo pronti a partire con gli squat, due due il tempo, andiamo, scendi, scendi, sali, sali, uno, due.
pausa in basso. Stai, lento sali, scendi veloce, pausa. Attiva l'addome soprattutto nella pausa in basso e proteggi la bassa schiena. Ragazzi, ne voglio uno in più. Apri il piede destro, tallone punta, wide stance. Riparti su del letto. 4, 3, 2, letto sali. 3, 1, dopo tempo. 3, 2, 1, esplodi. Lenta la discesa, esplosiva la salita. Spingi bene le ginocchia all'esterno. 2, 2, più fluido. Scendi, scendi, sali, sali. 1, 2. Hasta la fin.
sudorazione, bruciore, sono sintomi giusti e sono sintomi che fanno bene. Vuol dire che abbiamo attivato il cuore, abbiamo cominciato ad attivare il metabolismo e il nostro corpo sta cominciando a bruciare energie, ok? Richiamo il sangue nella parte alta, che hai il bilanciere, il peso scende di un terzo rispetto a quello che aveva nel brano di squat. E poi ci serve lo step. Per chi non ha il bilanciere, due bottiglie d'acqua o due pesini singoli e ti faccio vedere cosa andrai a fare. Ovviamente se non hai lo step ti distenderai a terra, ok? No problem. Tanto abbiamo prevalentemente un lavoro a corpo libero, ok? Quando invece andrò a lavorare con il bilanciere e tu avrai due bottiglie d'acqua, due pesini, farai le aperture per il petto, ok? Apri i gomiti, apri verso il basso e li porti fino a che non trovi il contatto con il pavimento. Buono? Partiamo tutti in quadrupedia, che allo step, mani sullo step, se no mani a terra, mani più ampie delle spalle, posizione di push up per lavorare il petto. Occhio alla combinazione, super lento, scendi in push up, 4, 3, 2, lento sali, 4, 3, ripeti, scendi e frena il petto alla linea dei gomiti, spingiti via. Più fluido, 2-2 il tempo, scendi, scendi, sali, sali, 1, 2, attiva l'addome, schiena lunga e forte, il tempo avanti ancora, scendi 3, sali, 1, 3, 2, 1, se vuoi avvicina le ginocchia avanti, singoli in arrivo, 8, sali, 7, sali. Se invece ti sembra facile, solleva le ginocchia da terra. Prepariamoci alla combo in arrivo.
Uno, tre, due. Siamo pronti ai singoli? Otto. Spingiti allo step. Allontano la piedi durante la risalita. Senti però l'impatto. Le spalle, l'addome, le braccia. Pronto, un buon kick e sposta le mani avanti. Avanti, dietro due gambe. Destra, sinistra, ripeti. Un viaggio con le mani. E due timer, avvicinati che riesci le ginocchia al petto, ricordati l'opzione, lavora con le ginocchia a terra, se vuoi qualcosa in più, due working plank veloce, e sette mountain climber veloci, working plank, attiva l'addome, anche spalle restano squadrate verso il basso, e riaccio ancora, mani attive contro lo step e il movimento, braccia tese, spalle stabili, senti lavorare il petto, le spalle, l'addome, completa il lavoro, stop, bilanciere, compresivi, veloci, lento, scendi verso il basso, 4, 3, super lento, sali, combo, 2 singoli, e un triplo lento in basso. Ripeti, tutta la via a scendere a salire nei singoli, profondità nei colleggi. Ragazzi, attiviamo l'addome, ancoriamo la bassa schiena allo step al movimento, così per mobilizzare il busto e da isolare il lavoro. Voglio un percorso ancora, grazie. Allunga, apri il petto, braccia anche verso l'esterno, spalle rilassate, lontano dalle orecchie, e ruota i pollici dietro in basso, senti l'interno di più e riporta il suolo, sciogli. Si va? Alla grandissima, come dice la super Claudiona. Io ho dei seri problemi con la gestione delle musiche delle mie playlist. Allora, a parte questo inciso, lo step per chi lo ha non ci serve più, ci serve il bilanciere per chi lo ha, puoi tenere o lo stesso peso del petto, ok, o aggiungere almeno un chiletto in più per lato, altrimenti chi non ha il bilanciere, ovviamente due bottiglie d'acqua o due pesini. E ora ti faccio vedere, abbiamo 3 set di lavoro davanti a noi. Ah, per chi è il bilanciere, ovviamente anche il nostro amico, che è il disco singolo. Per chi non ha il bilanciere, ok? Nel primo set in cui andremo a lavorare con una presa larga delle nostre mani, dovrai tenere il carico fuori dalle tue cosce, ok? Quindi sia il deadlift che il rematore, ok? Lo fai a braccia ampie, dischi manubri fuori dalle tue cosce. Quando andremo a stringere la presa sul bilanciere, anche tu tornerai con le braccia strette, ok? Per fare deadlift e il rematore. Guarda, nel rematore cerca di ruotare, quando tiri i gomiti indietro verso l'alto, i tuoi palmi delle mani avanti, ok? Cosa che non fai invece nella presa larga. Sì? Spero di essere stata chiara. Bilanciare o carichi, presa delle mani appunto ampia, set position, talloni sotto le anche ginocchia morbide, apri il petto, attiva l'addome, ruota le spalle. E siamo pronti, voi rimanete qui che io vado a premere play, eh? E si va insieme. Scendi in deadlift super letto. 4, 3, 2, sali. 4, 3, ripeti.
mani davanti dalle anche, raggiungi la linea delle ginocchia e risali. Più fluido, due, due, scendi, scendi, sali, sali, uno, due. Attiva l'addome, apri il petto, schiena lunga e forte. Spingi le glutei indietro e sblocca le ginocchia durante la discesa, mentre contrai i glutei durante la risalita. Rematore singolo, ginocchia anche, ginocchia sali, ginocchia coste, ginocchia. Porta a rilanciare dalle ginocchia alle coste, tirando i gomiti ampi verso l'alto, ma frena i gomiti alla linea delle spalle, ok? Cerca di avvicinare più che puoi le scapole e attiva la parte superiore del dorso. Il rematore diventa triplo, rimani, 3, 2, 1, sali, ripeti, attiva l'addome, supporta la bassa schiena, lavoro di forza per la parte posteriore del corpo, impegnati a strizzare le scapole. L'ultimo, giù i bilanciari, sui dischi, squat press, andiamo, squat press, squat reset, squat press, due squat completi, uno quando entri sotto il disco, uno quando il disco scende, porta il gruppo alla linea delle ginocchia, addome attivo, schiena lunga. Bilanciere, presa stretta, deadlift, super letto, 4, 3, 2, sali, ripeti, frena la barra alla linea delle ginocchia e ritorna alle tasche, 2, 2, 1, 2, pensa a spingere il bilanciere contro le cosce. Per bilanciare le cosce non deve passare né aria né luce. La sensazione è una tensione costante in tutti i muscoli posteriori. L'ultimo, rematore singolo. Ginocchia o pellico, ginocchia sali. Tira i gomiti dietro verso l'alto, tenendoli bene stretti al busto. Quattro ancora. Sempre addome attivo, schiena protetta. Lo sguardo sempre rivolto in basso davanti a te, collo lungo. Rematore triplo. 3, 2. Quando riesci ad avvicinare le scapole dietro? Quando riesci a strizzare? Più forti, grazie a Bodypump nella vita di tutti i giorni che è diventata una vita sedentaria. Pronti a lasciare il bilanciere? Squat press, carico singolo, andiamo, squat press, spingi le talloni contro i glutei per spingere il disco sopra la testa. Più grandi sono i tuoi squat, maggiore sarai la vela per il cuore. Porta il cuore in alto, consuma calorie. Stop. Ultimo round, bilanciere, presa stretta, rotta le spalle, deadlift, letto, letto sali, ripeti, la piede prima della tempesta, 2-2, 1, 2, guardami bene di lato, guarda come i miei glutei scivolano indietro verso l'alto e le mie ginocchia si flettono. E quando risalgo, contraendo i glutei, stendendo le gambe, sento il lavoro dei femorali, dei glutei, della lombare, ma è un lavoro buono. Rematore singolo. Stretti e rivolti dietro, petto alto fiero, addome forte, quattro in più, quando indietro in alto riesci a tirare i piedi.
bassa schiena, twist. Buono. E allunghiamo un attimo il dorso, portando le braccia davanti a noi, incrociamo i palmi delle mani, lasciamo cadere la testa in mezzo alle braccia, separiamo più che riusciamo le scapole, allunghiamo il dorso e lentamente torniamo. Ah, mi fanno un po' le spalle. Come va? Ok, è arrivato il momento più bello, perché per questo lavoro integrato di bicipiti e tricipiti passeremo la maggior parte del tempo seduti. Niente. Ma non vi fate ingannare da questa posizione, che sarà un inferno. Quindi abbiamo bisogno della sedia, ok, che userò anche io, altrimenti chi ha lo step lo alza al gradino più alto, perché deve essere bello alto per far lavorare i nostri tricipiti per bene, con un range di escursione bello ampio, ok? Se no si potrebbe stare sul divano, vero? Concordate? Abbiamo bisogno del step sedia di un carico possibilmente un po' più grande per il lavoro dei tricipiti in overhead extension, ok? E due carichi per i bicipiti, bottiglie d'acqua o quello che è. Ti farò vedere. Quindi, quando lavorerò sullo step, tu sarai sulla tua sedia a fare i dip tricipiti. Mi vedi? Mani fuori dai tuoi glutei, che okay? Scivoli avanti con i glutei e dovrai muoverti verso il basso e verso l'alto con i gomiti stretti e rivolti dietro per lavorare appunto la parte posteriore delle braccia. Detto questo, partiamo seduti, come ti ho fatto vedere ora, e disco grande accanto a noi, mani fuori dai tuoi glutei, piedi lontano avanti, scivola avanti fuori con i tuoi glutei, spalle lontano dalla rete, apri il petto, attiva l'addome, tricipiti, 7 ripetizioni, andiamo, scendi, sali, sfiora il pavimento con le glutei, torna su, gomiti stretti e rivolti dietro, l'ultimo, siediti, afferra il disco, overhead extension, 7, sali, ferra il disco alla base del collo, gomiti stretti e rivolti avanti, accanto sulle cosce di tricipiti, sempre 7, apri il petto, attiva l'addome, opzione, puoi stare seduto e muovere il busto dietro e avanti, l'ultimo, tutti seduti, overhead extension, sono di più, sono 15, perché il lavoro si intensifica, con la coda dell'occhio devi sempre riuscire a vedere i tuoi gomiti. Gomiti stretti per isolare la gonna e la parte posteriore delle braccia. Attiva l'addome, busto immobile. Infricini fino al vivo. Posizionati e molleggia in basso. 16, 15. Rimani nella parte bassa del movimento e molleggia piccolo. Attiva l'addome, apri il petto. 12 singoli, scendi, sali, senza pausa, pur di stare, pur di non stare fermi, fai l'opzione che ti ho fatto vedere prima, ancora 4, siediti e muovi il busto indietro avanti, torna le pulsazioni, fino alla fine, chiudi i gomiti. Lo so che brucia! Lo so che fa male!
ok? Anche qui lavorano solamente nella parte anteriore delle braccia. Testa 2-2, rallenta, sali, sali, scendi, scendi. 1-2. Anche qui pensa a strizzare il muscolo, sia durante la salita che durante la discesa. Livello 2 ancora. Quando è finita qui. 24 pulsazioni a metà. Go. Tieni il gomito flesso a 90 gradi e fai dei piccoli molleggi. Più il range di movimento è piccolo, più la pressione sarà grande. Non finisci ancora qui. Via i manubri sul disco. Overhand extension, pulsazioni. Ritorno del lavoro per i tricipiti. 9 distretti di volta avanti. Fissa la base del collo. Profondità. 3, 2, 1, stop. Tutto da rifare. Non è uno scherzo. Per l'ultimo set. Piedi alti, piedi avanti, attiva la nove anche il petto. Gomito contro l'interno coscia, vai sui campi singoli. 16, 15. Controlla la fase di salita, controlla la fase di discesa. Spingi bene i gomiti contro le cosce. Non oscillare troppo gli avambracci. Senti la tensione crescere. E mi raccomando, busco immobile, addome forte. Rallenta, 2-2. Quanti cambi di tempo e alternanza tra gruppi muscolari. Tutto questo fa crescere l'intensità dell'allenamento e moltiplica gli effetti. Destro avanti a te, afferra le dita della mano e tirale verso il basso per allungare l'avambraccio. Che bello, guardo fuori e non è buio. C'è ancora un po' di luce nonostante il cielo grigio. Gomito sinistro, tricipite sinistro. Almeno questo ci rallegra un minimo, eh? Nonostante la pioggia, nonostante il tempo un po' cupo. Giornate più lunghe, ma con più meno, direi donna, più meno e giornate lunghe, c'è qualcosa che non torna. Ok, quindi come avevo detto, oggi facciamo un lavoro integrato per affondi e spalle, come alternanza rispetto agli ultimi giovedì. Quindi lo step potete riabbassarlo al gradino minimo. È un lavoro molto semplice, ok? Quindi che si fa davvero molto bene, ma semplice non sempre, anzi quasi mai è sinonimo di facile, anzi a volte più semplici sono e più efficaci sono gli allenamenti. Si può fare a corpo libero, scusate, due bottiglie d'acqua, sentirai bruciare tutto. Quindi due pesini liberi, consiglio di non caricare troppo, ok?
perché si fa sentire. Per darvi un riferimento, io uso 2,5 chiletti per lato. Cosa dobbiamo fare? Prima si lavora tutta con la parte destra e con la parte sinistra, ma mentre lavoriamo le gambe in modo singolo, lavoriamo le spalle sempre con aperture laterali e con spinte sopra alla testa. Ok? Sono tante ripetizioni e soprattutto zero pausa. Ok? Quindi scegli il carico giusto e nel momento in cui senti che non ce la fai o il carico ti destabilizza troppo, pronta a lasciarlo e continua a lavorare senza sovraccarico, ok? E dove l'ho messa? S1, eccola qua. L'ho trovata. Quindi set position, gamba destra, lungo passo dietro, piedi su dei binari paralleli, piega i gomiti, apri il petto, attiva l'addome, affondo lento, più alzata laterale lenta, andiamo, 4, 3, 2, sali, 4, 3, 2, ripeti, super lenta la discesa e super lenta la salita, ancora. Avvicina il ginocchio dietro al pavimento e spingi il ginocchio avanti verso l'esterno. Per l'alzata laterale, guida dai gomiti e frena dalla linea delle spalle. 3, 1, 3, 2, 1, sali. Lenta la discesa, esplosiva la salita. Con dischi o senza dischi, decidi tu. 2, 2, più fluido. 1, 2, apri il petto. E attiva l'addome, anche spalle sballate avanti, busto immobile. Singoli in arrivo, 16, 15, riaccendiamo le nostre gambe e il nostro cuore. Altri 8, raggiungi l'angolo di 90 gradi, siamo le ginocchia e con i gomiti. Ma questo era solo il primo set di lavoro. Affondi due spinte verticali. 1, 2, sali, sali. Sempre con la stessa gamba. Spingi dal pallone del piede avanti per risalire. E senti quanto lavora il gluteo. La coscia avanti. Parallela a terra. Il ginocchio dietro, scende il pavimento. Nuovo tempo, scendi e stai, pausa e passo, lento sali, ripeti, stai e risali. Inizia a bruciare, se note sono già in fiamme, stringi i denti, strizza i muscoli e vieni in altri 16 singoli con me. Affondo, più press, allenamento integrato, parte bassa e alta del corpo. Rispetto al lavoro singolo, diventa un cardio e che regola maggiormente il nostro addome. L'ultimo, wow! Sciogli, tocca ripetere tutto. Non c'è scelta, gamba sinistra, lungo passo dietro, fletti i gomiti, super lento, affondo l'alzata laterale, 4, 3, 2, sali, 4, 3, 2, sali, lento, ricorda, guida il movimento dai gomiti e prendi la linea delle spalle dell'alzata laterale e avvicina il ginocchio dietro al pavimento degli affondi. 3, 1, 3, 2, 1, sali, spingi i ginocchi avanti verso l'esterno, senti quanto lavora il gluteo, 2, 2, 1, 1, 2, il viaggio verso un aumento di tensione muscolare, pronti a esplodere con i singoli, 16, 15,
rafforzate, movimenti ampi, cerca profondità e aumenta l'intensità delle gambe, cerca altezza e carica le spalle, affondi più spinte verticali in arrivo, gomiti più avanti, due due, come prima, scendi, scendi, sali, sali, costa avanti parallela a terra, per risalire spinti dal dall'altra parte degli avanti, butta fuori l'aria, prendi l'aria, lavora con la musica, scendi veloce, stai, stop, dai, lo sali, pausa e basso. Ah, è una sfida, tu contro il bruciore e tu contro te stesso, la voglia di lavorare è tanta, la voglia di fare meglio è altra e tanta, sfida le finali, sono 16, rimani con me, fino alla fine. 8, io credo in te, tu credi in te stesso, l'ultimo, 40 anni, non ci posso arrivare intatta, tallone destro al gluteo, lunga, cambio, manca solo l'addome e stretching, l'addome è semplice, anche lì a riborda, è semplice ma efficace, se vuoi un disco o un pesino, se vuoi, ci sdraiamo a terra, dura poco e poi si va nel stretching, dai dai, poco più di 3 minuti, talloni vicino ai glutei, disco alla fronte, gomiti stretti e chiusi, si crouch, sali 3, scendi 1, andiamo, 3, 2, 1, scendi, ripeti, 3, 2, singoli in arrivo, chiudi e apri, sali e scendi, avvicina le coste alle anche, mantenendo il mento vicino alla gola, disco vicino alla fronte, gomiti chiusi. L'ultimo, sale di mani in pulsazioni, qui, avvicina il disco alle ginocchia, sollevando tutte le esci, le spalle lontano da terra, lascia passare lo sguardo in mezzo alle gambe, tutta fuori l'aria, pronto alla ponte, tallone a terra, sali 3, 2, 1 e scendi, tieni il disco sulle anche. Per salire spingi dai talloni contro i glutei e solleva più in alto le tue anche. Dopo tempo le mani in alto, sali e stai e lento scendi, un altro viaggio. Sali e rimani nelle pulsazioni, 32, 31, rimani a poleggiare la parte alta del movimento. Tutto il peso è sulla parte alta del dorso, così che senti lavorare tutta la parte posteriore del corpo insieme all'addome. Gli ultimi 8, 7, 3, 2, stop. Ok. Porta il disco alla fronte, solleva le ginocchia, solleva, parti dal sicraccio, apri braccia e gambe in 3, 1, 3, 2, 1,
gambe lontano. Stendi braccia e gambe a 45 gradi, tenendo la bassa schiena a terra, dove è attivo. Singoli, apri e chiudi, stendi e piega. Mi raccomando, assaggio per il collo della colonna, addome forte, bassa schiena ancora a terra. Occhio che oggi in più, se la bassa schiena si solleva, guarda. Stendi solo il braccio oltre la testa, piegando le gambe. Oppure lascia il disco e lavora a corpo libero. L'ultimo, pulsazioni si lascia. Qui, qui, rimani. Solleva le spalle un centimetro più di prima. Se vuoi qualcosa in più, stendi braccia e gambe. Cerca di avvicinare il disco ai piedi. 3, 2, 1. Oh! Tra nella breve. Stretching. Cosa ne dici? Partiamo da terra, rimani lì, guarda. Facciamo così. Allunga braccia e gambe, allunga la schiena. Adesso guarda le ginocchia al petto e metti il tallone destro sul ginocchio sinistro. Afferra la piega e avvicina che riesci le ginocchia al petto allungando il gluteo. Sciogli l'incrocio, stendi la gamba destra in alto, afferra il gluteo lontano che riesci a prendere, allunga la parte posteriore, quindi l'importante è che la gamba sia tesa, ok? Piega il ginocchio e fallo scendere più che riesci verso sinistra. Avvicinalo al pavimento e lasciamo le spalle ancorate a terra. Eseguiamo un bello scarico della nostra bassa schiena. Lentamente torna al centro, abbraccia le gambe, rimane un attimo qui, espandi la schiena a terra e riparti, crocia il piede sinistro sul ginocchio destro e rimani qui, abbassando le spalle a terra, avvicinando il più possibile le gambe al centro. Sciogli l'incrocio, gamba sinistra, stendila in alto, afferra, dietro al ginocchio, caviglia, lacci delle scarpe o come me la punta del piede, allunga bene il femorale, il polpaccio, flexi il ginocchio e lascialo cadere verso destra. Ricordati, spalle ancorate a terra, eh? Lentamente rientra, riporta il gambe, le ginocchia al petto e gongola e aiutati a salire. Ah. Porta il peso sulle ginocchia, dalle ginocchia indietro sui piedi, stendi le gambe, rimani un attimo giù, abbandona il peso della testa e del collo. Sblocca le ginocchia, sblocca la schiena e sali. Tallone destro al gluteo, allunga la coscia destra. Stop, apri il petto, lascia le spalle, spalla il petto. Caviglia a sinistra. Com'è andato questo lavoro integrato a fronte e spalle rispetto al lavoro singolo? Eh? Mister? Dimmi un po'. Più facile o piuttosto? Un bel respirone e lascia andare. Sì! Direzione fine settimana.
Direzione si spara sole. Eh? Ah! Spero che vi siate allenati, divertiti, spero di avervi fatto sudare, ridere. E lasciatemi qualche feedback, mi fanno sempre piacere. E ci vediamo settimana prossima. Direzione 1° giugno. Incrociamo le nostre dita. Buona serata a tutti, ciao.